Il primo test precampionato per il Pescara è di quelli proibitivi e si conclude con 4 reti al passivo al cospetto del Napoli di Rino Gattuso. Benché indietro nella preparazione e incompleto nella rosa, quello visto al San Paolo è stato un delfino dignitoso e volitivo e che avrebbe potuto trovare anche la via del gol se avesse concretizzato alcune delle occasioni create. Per il resto poco da dire per una squadra che ha ancora un cantiere aperto e che ha subito 3 dei 4 gol negli ultimi 20 minuti quando il tecnico biancazzurro Massimo Oddo ha dato spazio alle giovani seconde linee. Oddo che all'inizio tiene in panchina l'ex Valdifiori e il colombiano Seter entreranno nella ripresa. Davanti a Fiorillo ci sono Ventola, Drudi, Scognamiglio e Masciangelo. In mediana Omeonga che come Ventola resterà in campo per tutti i 90 minuti. Con lui Busellato e il baby Diambò. Davanti Galano e Bocic a supporto dell'argentino Belloni. In apertura c'è un pasticcio sull'asse Fiorillo-Scognamiglio, ma né Osimhen né subito dopo Zieniski ne approfittano. E allora potrebbe passare in vantaggio il Pescara, un minuto dopo, al sesto, quando Galano premia il taglio di Belloni che si presenta davanti a Meretti, il quale è bravo a respingere in calcio d'angolo. Ci prova il Pescara in questa prima parte contro un Napoli che giochicchia. Al sedicesimo Masciangelo converge e serve Galano che con un sinistro liftato colpisce il palo. Il risultato si sblocca a metà frazione. Zieniski chiede e ottiene il triangolo all'ex Politano, supera Masciangelo e incrocia il tiro, superando Fiorillo. Il gol del centrocampista polacco non cambia l'andamento dell'amichevole e prima della fine della frazione si registra il palo esterno colpito da Koulibaly al 34esimo su azione d'angolo. Ad inizio ripresa Gattuso cambia 7 undicesimi, c'è spazio anche per l'ex Lorenzo Insigne, nel Pescara Elisalde al posto di Drudi e debutto per Del Favero tra i pali al posto di Fiorillo. Oddo distribuisce le sostituzioni lungo tutto il secondo tempo, al decimo entra anche Seter che si fa notare a metà ripresa con uno spunto ma sbaglia la conclusione. Tra gli innesti del Napoli c'è Petagna e il centravanti ex Spalli Atalanta fa molto male alla difesa del Pescara, sfornando 2 assist nel giro di 3 minuti. Il primo manda in gol Ciciretti. Messaggio in chiave mercato per un giocatore proposto al Pescara ma rifiutato per la sua somiglianza tecnica con Galano. Il secondo assist di Petagna consente a Mertens di calare il tris del Napoli. Del Favero trova modo di esibirsi sulla conclusione di Lorenzo Insigne a 10 minuti dalla fine e poi qualche istante prima del fischio finale lo stesso Petagna si iscrive al tabellino dell'amichevole girando in porta il suggerimento di Mario Rui per il 4-0 finale che non sposta di una virgola quella che è la mission del Pescara, completare al più presto l'organico per rendere la squadra competitiva in vista dell'inizio del campionato nell'ultimo weekend del mese.